Io sono vomerese, sono nato al Vomero, sono cresciuto qui su queste vie così belle e vedere che questa attività tra breve chiuderà crea un magone nel corpo, proprio fa stare male perché poi alla fine da bambino mio figlio sta qua, purtroppo dove lo porto adesso a lui? Dobbiamo andare in questi enormi casermoni che sembrano praticamente dei macelli. Noi abbiamo qui un cinema così bello che ci ha sempre dato insomma soddisfazione e sembra che chi è proprietario di questa attività la vuole solo buttare all'aria. È nato nel 1946, con questo locale si chiamava Stadio, il cinema Stadio. E Stadio di Arcobaleno si è chiamato nel 1954, 22 maggio del 1954. Per noi questa è la fine. È la fine. Basta, è l'ultimo, stasera spegniamo proiettori, spegniamo casse, spegniamo tutto e ce ne andiamo a casa. Come la dobbiamo prendere? Molto male, siamo tentati di incatenarci alle serrande, però siamo persone per bene, ce ne andiamo con la nostra dignità, sperando che qualcuno poi si faccia carico di questa situazione. Era prevedibile, perché al Vomero non è la prima sala cinematografica, negli ultimi anni ne hanno chiuse ben 5 sulle 8 che erano presenti. Al Vomero è considerato una cinecittà di Napoli, perché proprio qui, nei pressi, a Via Cimarosa, addirittura fu aperto il primo stabilimento cinematografico d'Italia. Pochi lo ricordano, la Lombardo Film, che poi indusse appunto questa proliferazione dei cinema in questo quartiere. Purtroppo la chiusura è grave, sia perché depaupera il quartiere di un ulteriore punto di incontro e di aggregazione, sia perché crea ulteriore disoccupazione. Non dimentichiamoci che questa sala ha dei dipendenti che non appena chiuderanno i locali si troveranno senza lavoro. Inoltre bisogna considerare anche l'indotto, perché in tutta la zona sono presenti bar, ristoranti e anche questi rischiano di perdere lavoro, perché ovviamente non ci sarà più l'affluenza di tante persone che venivano a cena. Una situazione che noi ci auguriamo che possa essere scongiurata all'ultimo minuto. Tutto questo si determina a Napoli perché non è stata mai varata la legge regionale per la tutela dei locali storici, che invece in altre regioni è una realtà da tempo. Se questa legge fosse stata approvata, oggi noi ci troveremmo in condizioni differenti, perché un locale come questo, che ha circa 60 anni di vita, non avrebbe potuto chiudere perché non era consentita al proprietario la variazione della destinazione d'uso. Cioè, ma questa è l'ultima locandina, quindi. Sì. Non ne verranno messe altre. No, non penso. L'ultima. L'ultima. Abbiamo tolto tutto.